La sua forza santificante e santificatrice proprio attraverso segni umili come il pane e il vino e attraverso il ministero di uomini a volte tanto fragili, scelti dal popolo per essere al servizio della Chiesa e quindi dispensatori dei sacramenti della salvezza. Così noi sacerdoti siamo chiamati a donare al mondo il pane vivo disceso dal cielo, quel pane che è la carne di Cristo per la vita del mondo. In questo momento io personalmente, nel ricordare i miei 20 anni di sacerdozio, voglio umilmente chiedere perdono al Signore per tutte le mancanze e miserie legate alla fragilità umana, per tutte le volte che non sono stato pienamente fedele ai miei impegni e al mio stato di sacerdote. Continuo però ad affidarmi alla sua infinita misericordia e ad affidarmi all'intercessione della Vergine Maria, madre dei sacerdoti, e al venerato confratello Pio da Pietrelcina, modello esemplare di sacerdozio, perché con atteggiamento sempre più grato io possa continuare con gioia ad esercitare il mio ministero sacerdotale in obbedienza al Santo Padre, ai Vescovi e ai miei diretti superiori. A tutti voi, fratelli e sorelle carissimi, mentre vi affido al Signore, vi chiedo di pregare per me, perché sia sempre attento alla voce del Pastore buono e bello, e soprattutto perché sia sempre di più un sacerdote secondo il cuore di Dio. Grazie e sia lodato Gesù Cristo.